A tutti, ciao a tutte e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo a preparare i supplì fatti in casa, cacio e pepe. Allora, qui c'è un po' un casotto, vi faccio vedere subito gli ingredienti. Allora, ci serve il riso, che in teoria è meglio questo arborio. Ora vi faccio vedere più o meno le dosi. Io credo che questi siano intorno ai 100-150 grammi. Ovviamente se volete aumentarle, aumentatele. Poi ci occorre, allora, pan grattato, due uova, farina, pepe, parmigiano reggiano e ovviamente pecorino romano. Allora, io qui ho due buste, ma ovviamente ne andrò a utilizzare una, e mezza, e anche qui metà di questa. Allora, il procedimento è molto facile. Io adesso sto facendo bollire ovviamente l'acqua. Allora, adesso andremo a creare la nostra cremina, che servirà poi per ovviamente condire il nostro riso. Una volta che il riso sarà pronto, andremo ad aggiungerci più o meno 60 g di burro o margarina, quello che preferite. Per la panatura io adotto questo metodo. Allora, utilizzo farina, pan grattato e uova. Allora, le passo prima nella farina i miei supplì, poi nel pan grattato e per ultimo nelle uova, e ovviamente faccio friggere con l'olio di semi di girasole. In questo modo avremo una panatura molto croccante e quasi perfetta. Insomma, il segreto sta nella farina. Mettendo la farina, diciamo, la panatura viene proprio ad hoc. Allora, adesso ci vediamo subito con la realizzazione della cremina. Ovviamente, una volta che abbiamo condito il riso, lo dobbiamo far raffreddare completamente. E una volta che abbiamo preparato i nostri supplì, vi do un consiglio: li mettiamo almeno un quarto d'ora in frigo e poi li friggiamo. Allora, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate sempre un mi piace, condividete ed iscrivetevi al canale. Ciao a tutti! Allora, la nostra acqua sta bollendo e adesso andiamo a buttare una manciata di sale grosso ed andremo ad aggiungere il nostro riso. La cottura del riso, diciamo che io la faccio fare fino a metà circa, perché non voglio che poi il riso risulta veramente troppo mollo, quindi a metà più o meno della cottura lo scolo e lo condisco e poi lo faccio raffreddare. Eccoci qua, ho preso un mestolo di acqua di cottura e adesso ci andrò ad aggiungere il pepe, il pecorino,